Salve YouTube, ciao! Oggi video call al volo proprio perché è piccolo, è ordinato da Primo Bio. Primo Bio è un negozio di Vicenza, se non sbaglio, di Debora Lazzaro. Ora non mi mette a fuoco, giustamente. Eccola qui. Carinissimo, mi ha ringraziato. Perché ho fatto l'ordine qui che non avevo mai fatto? Questo sito è nuovo. Comunque, io l'avevo sentito parlare di questo sito da Encina, da Everything Diaries. Ciao Encina! E loro fanno anche le bio box, no? Questo sito, la Deborah, in teoria, fanno le bio box con prodotti a scelta. Infatti, si compila un questionario come le solite serie bio box. E che dire, sto guardando proprio il sito, no? Vedete, qua sono le spese di spedizione, sono davvero piccole. Guardate, io ho pagato, il mio ordine era di 29,80 euro, una cosa simile, più il contrassegno. Ho pagato, sono entrata nella soglia dei 2,50. Poi, l'altra cosa bella di questo sito, così, di questo ordine, di questo sito dell'ordine, dell'ordinare da questo sito, ce la possiamo fare oggi a parlare, è che loro ti regalano i campioncini ma anche una full size. A me è arrivato un pennello come full size, ma ammazza, lo sanno anche senza che io lo dica, lo sanno tutti che mi piacciono i pennelli. Va bene, non ho detto niente, giuro, non ho chiesto nulla. E qua dicono: solo da noi trovi un regalo in ogni ordine, campioni più mini size e una full size in base all'ordine fatto, alla spesa, no? E io appunto in base alla spesa mi è capitato questo pennellino qui che ho già provato sulla pelle, così è liscissimo, cioè è liscissimo, finissimo, liscissimo, levissimo, fa una pulcità all'acqua. È proprio morbido, ecco, questo volevo dire. Secondo me non ha nessun nome o numero, secondo me è potrebbe partire come pennello per labbra, però io lo userò più che altro per sfumare le matite, perché è talmente morbido sugli occhi e mi piace. Poi quattro campioncini che vi faccio vedere. Poi l'altra cosa carina di questo sito qual è? Che ha dei marchi che non si trovano da altre parti. Hanno dei marchi. Vediamo un po' se vi riesco a far vedere così. Sì. Ecco lì c'è l'acqua. Voi non fateci caso. Abbiamo vabbè, varie conosciute come Alchemilla, però c'è la Bella Pierre che fa i minerali, cioè i trucchi minerali, polverine, varie cose del genere. Poi abbiamo Bio Vera, Bio B, Bio Season, che non so cos'è, Cosmo Pharma fa delle maschere favolose, Domus, Dr. Organic, Fan Ethic, Hand, Idun Minerals, o Idun, Idun. Questo è quello che ho ordinato io oggi. Poi c'è la Joy K. Joica, la saponaria, New Life, Nourish, che è un marchio che si trova soltanto su Feel Unique, buonissimo, la Phytophilos, la Primo Bio, nella loro produzione, e la Sobio. Cioè, hanno cose interessanti, guardate la Joica, la linea che bella che è, mi sa che è una di quelle linee luxury, no? Comunque, torniamo a noi, Idun Minerals si chiama, se non sbaglio. Allora, Idun Minerals era in offerta, perché? Perché costa un botto sto marchio. Io una sera, così guardando calma e tranquilla, alle 2 di notte, un video di Clio, tanto per cambiare, ho visto il correttore, questo qui, lei aveva, no? Stava usando, io subito a cercare questo correttore online, l'ho trovato qui, poi ho visto Primo Bio, ah, questo è quel sito lì che ho visto da Encina che volevo ordinare, la Bio Box di Primo Bio, bla 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 bla, e cioè, ho detto va. A questo punto lo provo, non c'è l'occasione migliore. Comunque, erano scontati. Ho preso un ombretto singolo, una quad da 4. L'ombretto singolo è scontato da 15 a 11,80 e la palette da 28 a 18. C'è scontato anche il correttore, però col cavolo che me lo sono beccata perché è esaurito. Infatti ho chiesto quando torna e me lo prenderò. Costa 34 euro a prezzo intero, porcaccia miseriaccia. Comunque, Idun Minerals è un marchio svedese, se non sbaglio, e sul loro sito, che hanno anche loro il sito, costa 25 euro il correttore. Mannaggia l'export. Comunque, sono tutti con ingredienti minerali assolutamente ottimi,
non c'è niente di. E comunque questo correttore che ci fece vedere Clio, uno dei suoi ultimi video, parliamo di cose recenti, cioè proprio ora, una settimana fa, devo soffiare il naso, ma non posso perché c'ho una maschera sul viso, brava, mi soffio e mi levo tutto. E niente, diceva che c'è una copertura molto buona. Io Clio, vabbè, come trucca bene a livello di base, mi piace molto. Gli occhi li carica secondo me un po' troppo, ma sono gusti. Però dei prodotti che usa mi fido molto delle sue recensioni. Sicché ho detto, ma io questo qui lo voglio provare. Allo stesso prezzo del fondo che uso io di RMS 34, però si vedrà quale sarà migliore la battaglia. Comunque, i Dur Minerals che sono. Disegnati dalla Patrizia Gucci, se non erro, il packaging è molto 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 carino. Idun è una dea della bellezza, se non sbaglio, c'è tutta una storia dietro a questa scelta di questo nome, di questa casa, ma ora non ve la starò a raccontare, se no finisco domani il video. Allora, è successa una cosa spiacevole, che è di Roma, no, senza chiedere niente. È successo che l'ombretto che doveva essere quale? Vediamo un po' nell'ordine. Il Acleia. 5 grammi di ombretto, 6 mesi di pao. Comunque scontato, 11,80. Mi si è rotto. È arrivato completamente spaccation. Sicché io l'ho levato e l'ho messo qui. Ora lo faccio vedere. Non so come, con una mano sola, ma ci provo. Spero di non averlo stretto. Ciao. No, non ce la farò mai. Ecco, vabbè, questa è la custodia avvolta. E questo sarebbe, non l'ho messo qui. Comunque ha dei riflessi bellissimi, è davvero un peccatissimo perché è un ombretto duochrome, doveva essere. Ora, se me lo carico, lo faccio vedere sul sito. Cioè, guardate quanto sono belli questi ombretti. E io avevo preso questo. Volevo prendere un altro, meno male non l'ho preso perché sicuramente mi arrivava anche quello. È troppo sensibile questo ombretto per la spedizione, non so come fanno a spedirli da o ci ha giocato a calcio il Corriere dell'SDA, non lo so. Strano che non sono incazzata nera. Stranissimo, fate un'analisi stamani, chissà cosa mi hanno fatto. Le farò più spesso, no? Più spesso di così. Niente, si è rotto, lo metto qui e l'ho messo qui. Non intendo farlo diventare compatto perché ho sentito che si può fare, ma lo userò come polvere, no? Cioè si romperà e io lo userò come polvere. Cioè come ombretto un polvere, ombretto minerale, tanto è minerale, no? E qui ovviamente io ci scioglierei un rossettino, visto che c'è lo specchietto, lo metterò in borsa per come così come per rossetto, magari lo sciolgo un po' di burro cacao, è un rossetto che mi piace per dare un punto di colore, avere un burro cacao colorato, perché ne ho 3000, lo so, però che me ne mica posso buttare un packaging così bello. No. E poi ho preso la palettina, vi dicevo, no? Ho preso la palettina che sono varie colorazioni, ma questa credo sia rimasta l'unica ancora disponibile perché boh, sono magnate, sparite tutte, chissà da quanto è questa promozione, io non lo so. È molto carina comunque anche la palettina, vedete? Ma che bella. Sono belle tutte. E io ho scelto questa. Una delle più neutre, tanto per cambiare. Comunque il nome è Le Jean Gap. Ok, ed è così. Non l'ho swatchata, non l'ho toccata, ve lo giuro. C'è un graffietto, non so come mai. Quello lì, vabbè. Comunque i colori sono davvero, sembrano molto carini. Sono abbastanza sui maroni freddi, la descrivono così, c'è uno più scimeroso e gli altri tre più satinati. E questa per, insomma, come dire, da viaggio, cioè, la misura perfetta, guardate quanto è piccolina, carina,
Sono quanti grammi di prodotto? 4 per un grammo, siccome sono 4 grammi. Costa di più, come mai costa di più di quell'altro? Perché c'è più. Perché questi sono 5 grammi di prodotto. No, 3 grammi, scusate, questo piccolo è 3 grammi, non lo so, ho visto io il 5, non lo so. 3 grammi. Sembrava il 5, sto cercando, meglio fare gli occhiali. E niente, mi hanno dato 4 campioncini, appunto un regalo del pennello. Molto gradito perché sembra che i peli siano di qualità. E nei campioncini si può chiedere che tipo di campioncini si vuole. E ho chiesto appunto per il viso perché sono fissata. Ok, bioficina toscana, gel detergente delicato, emulsione viso preventiva bioficina toscana. Questi due sono interessanti che non ho mai provati. Questa è la Erbania. Crema purificante, quando non è vero al 50%, e questa qui, fighissima, la Ogra Anti-Aging Facial Moisturizer o Moisturizing? Moisturizer. La palettina, vi dicevo, in sconto, c'è ancora, scegli un'opzione, vedete qui si sceglie, la bronculla l'avrei voluta ma esaurita, questa qui l'ho presa io, qui c'è un gap. Praticamente, poi la Svart di Ridia Spore sarebbe ancora. Qual è? Ah, questa qui sui toni grigio blu. Allora, sono disponibili questa e questa ancora. Non c'è più quella col viola e quella con i marroni caldi rosati. Ma tanto io questi colori ce li ho. Questo, che dove lo metto? Alla fin fine ho scelto anche una palette carina per 18 euro, dai, è arrivata in terra. Va bene, e va bene. Quindi poi cosa avete sul sito? Abbiamo le primo box, vedete cosa sono, vi dice tutto, cioè il sito è molto bene strutturato e non mi sta pagando nessuno, non sono nemmeno incazzata perché si è rotto l'ombretto. Più di così sto diventando un tesoro. Mystery Box contiene 4-5 prodotti Eco Bio Full Size di tendenza. Weekend Therapy Box contiene 4-5 prodotti Eco Bio Full Size appartenenti a Luxury Brands. Try Me Bio Box contiene 3 prodotti Full Size, pochette e campioncini. E in base alla scelta i prezzi sono differenti, ovviamente, ma vedi tutte. Poi c'è il questionario che uno compila e ecco a posto, la pagina è disponibile. Come mai? Eccoli qua, sono le box, uno le sceglie in base ai suoi bisogni. Da 15 euro in su partono le boxine, le scatole con i prodotti bio. E ragazzi, che dirvi? Questo era il mio video flash. Vabbè, ci ho messo lo stesso 10 minuti sicuramente a farlo. Se avete domande, volentieri. Io non ce l'ho né con la Debora del negozio né con l'SDA, si è rotto. Mi dispiace, meno male non l'ho pagato intero. Così, se lo pagavo intero, forse ci rosicavo un po'. E niente, può succedere. A questo punto, credo mi fermerò da ordinare ombretti perché, anche perché ce ne ho, a questo punto ne ho un bel po'. E che dire, spero che sia stata utile. Ci vediamo al prossimo video. Futuro video di primo bio, sicuramente riordinerò da questo video. Mi ispira da questo video, da questo sito mi ispira moltissimo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.